Questo video sarà un video estremamente dolce. Space Valley! Riverenze a tutta la valle spaziale. Dopo aver fatto, è come sulla confezione, merendine, pizze surgelate, McDonald's, Burger King, pasta, torte, tocca al decimo, dolci surgelati. Che secondo me sono spappolati. Poi, allora, in realtà sono torte, ok? Però non potevamo dire che è uguale al video precedente. Che però in realtà ha una differenza minima. Le torte sono dolci. Quindi. Quindi va bene. Andiamo in piedi. È come sulla confezione. Dolci surgelati. Strudel. Questo, ragazzi, sembra veramente buono. E sai chi te lo dice? Una persona a cui fa schifo lo strudel. Perché ti fa schifo lo strudel? Mi ha sentito. Obiettivamente ha una consistenza strana. È una pseudo torta di mele, ok? Solo chiusa in se stessa. E cosa ti insegna American Pie? Che la torta di mele non serve a essere mangiata. Ma Cesare, meglio di no. È un dolce un po' pentito di essere dolce, perché sulla confezione c'è scritto come fare a smaltire le calorie. Perché, scusa? Ti suggerisce 7 minuti di corsa. Tipo hai sensi di colpa. Scusami, già nello strudel c'è la mela, per cui di per sé dovrebbe essere un alimento che un pochino ti farà pensare che non sei troppo sbagliato a mangiare. No? Zuccherino a velo, bella crosticina, pezzettoni di mela caramellata o qualsiasi cosa sia. Cose che escono, cos'è? Evaginazioni cosa di uvetta. Non è un termine. Ma è un termine che mi hanno contestato più volte, perché sembra ricordare la vagina. Effettivamente sì. Ma evaginazione significa protuberanza. Scusate l'interruzione. Stavo montando questo video e ho voluto controllare il termine evaginazione sul vocabolario. Come vedete, l'evaginazione è il processo per cui un organo contenuto in una cavità o guaina ne esce rovesciandosi come un dito di guanto. Ci troviamo quindi nuovamente dinanzi alla leggendaria falsa informazione di Cesare. Ma sei sicuro? Sì, sì. Cesare dice solo menzogne. A parte che non è vero, perché sto almeno 90%. Come sarà all'interno? Pronto? Vai. C'è un problema. Cosa facciamo? Mettiamo in forno e andiamo avanti. In forno. Cheesecake alle fragole. Questo video è partito malissimo. Perché? Non hai appena assistito alla scena dello strudel. Secondo me però si potrà recuperare, perché la cheesecake è uno dei miei dolci preferiti e adoro il formaggio. Invece tu, che cacchio ridi oggi? La vita fa schifo, perché ridi? Ma mi piace il formaggio. Ripetilo. Mi piace il formaggio. Mi piace il formaggio. Invece tu mi sei di una di quelle persone che non mangia la cheesecake. Perché non mi piace il formaggio. E perché non è troppo sano. Ma no, vabbè, ci sono tantissime altre torte che potrei preferire alla cheesecake e non la compro e non la preferisco. Le fragoline fresche di stagione. Ha capito? Me le mangio da solo le fragoline. Strato lucente di formaggio. Ho capito? Me lo mangio sulla pasta il formaggio. Questa cialda croccante sul fondo. Ho capito? La uso per scartavetrarmi. Mi sembra proprio buona. Mi sembra una suite delight, una vera delizia. Questa è la classica torta che trovano Hansel e Gretel dalla strega. E muoiono. E muoiono. Da condividere con le persone che ami. Mi piace super. Mera, potevi spaccarmi la mascella. Mi hai preso per la mascella. Dai, spacchetta. Avido, sì. Avaro, cavallo. In fondo. Dai. Di biscotti. Non è croccante e friabile. Io mi irrigidisco. Ho visto che le fragole spaiono essere fresche. Non sbeccare. L'aroma, che non c'entra niente in questo video, è fantastico. Poi ti metti lì con sta scodella comodissima davanti alla TV col cucchiaio e sì che vai di dieta. Ma è carina. Cosa faccio? La cerco di togliere? A dirla tutta, da sopra pare lei. Congelandosi le fragole mantengono una bella faccia. Oh, guardate come si rivela. E noi pensavamo che questa cheesecake fosse il dolce peggiore di quelli che avevamo qua. Io ragazzi, non riesco a contenere l'applauso spontaneo. Brava! Primissima volta che rispecchi al 99.8% la confezione. Avrei due punticini da fare. Vai. Gli strati rispetto alla confezione sono sballati, nel senso che nella confezione hanno tutti uno spessore della stessa misura, mentre qui il biscotto è più sottile e pure le fragole. C'è molto molto cheese. Altra cosa, qui vediamo le fragole che collano. Procederei anche al taglio per vedere se la fetta viene così precisa. E invece. Si denota
nota anche la friabilità del biscotto. Io qua, ragazzi, ammetto di non avere parole. Non direi nulla, infatti, e andrei a... È come sulla confezione? Sì! Tiramisù! Ho grandi aspettative per questo tiramisù. Allora, se c'è una cosa che questo dolce deve rispettare, è chiaro, sono le palle rigonfie al di sopra. Ci arrivi sempre comunque a qualcosa di... Perché nella vita, se non avete due... Usa un sinonimo, cerchi. Aiutatemi. Cerchi. Tiramisù. Se non avete due belle sfere così, non andate da nessuna parte. Questo tiramisù non ne ha due, bensì... Contiamo. Va, conta le palle. 51-52. Ovviamente 52 palle. Io però dicevo che ho grandi aspettative perché nella confezione di questo tiramisù ci sono tante, ma tante imprecisioni. Quindi mi viene da pensare che sia onesta. Quali sono? Beh, se vai a vedere tra gli strati ci sono molte briciole che si sono perse, non sono netti, sono un po' storti, le palle hanno dei buchi sopra. Come lo farebbe nonna, con le sue leggere imprecisioni, tuttavia abbastanza lineare. Ma io mi fido, sì. Oh. Ma anziché fare facciamo no, no, Cesare. Scavicchi ma non apra, mi sta dicendo. Faccia vedere. Cosa hai detto che è importante che ci sia sopra? Le palle. Allora, ci sono delle puntine. Io mi aspettavo due maroni di toro grossi così. Mi sono venuti fuori due testicoli di rana. Vabbè, siamo alla terza manche e abbiamo già tirato dentro i genitali di qualsiasi essere vivente. Sono passato solo agli anfibi e agli esseri umani. Perché? Hanno abbondato però con il cacao. Questo mi piace. Però è molto più chiaro rispetto alla confezione. Vuoi provare a levarlo da quel contenitore sì, plasticoso, per favore? Ok. Oh. Un po' tipo piallata. Non ce lo rivedo troppo. Ed è pure bella, sì, cioè, tra l'altro dentro è ancora più precisa della confezione. Non è come sulla confezione. No, infatti, cioè, è meglio. Sta riuscendo a fare l'opposto di quello che ci stava dicendo. È proprio incoerente come dolce. Disonesto, oserei dire. A questo punto, secondo me, non resta che una cosa da dire. È come sulla confezione. No. Ma se prima di buttarci sull'ultima devastante manche sentissimo come è messo lo strudel. È pronto. Strudel è un po' bruciato. Ma cos'è successo? Ma perché? Si è bruciato. Scheda. È come sulla confezione. No. Però qui per colpa siamo dei cos'è successo? Chi è acceso il forno? Cos'è successo? Chi era? Tu. E poi sei venuto a fare il video qua. E chi era a guardarlo? Perché io non c'è? Sempre io. Metti la mano qua. Aia. Vediamo com'è all'interno. Dove lo faccio il taglio? Qui? Ma sì, no, fa... Sì, dove qui. Oh, è uguale, è tutto identico. Però fa un gran buon profumo. È un vermone. Sembra rattrappito. Sembra vecchio. Sembra vecchio. Cioè, questo è giovane, questo è il figlio sicuro di questo strudel qua. Quello lì è il padre. Oh, i pezzettoni di mela e un po' di frutta mista ci sono, però è veramente splaccidato. E non sono lucidi come sono qua. Avrebbe bisogno di un pillolino. Cos'è che hai detto? Non c'è lo zucchero a velo, la frutta è smoscia, sembra vecchio di 90 però anni. Quanto è colpa nostra e quanto è colpa sua? Cioè, allora, questo video ci fa riflettere sulle nostre azioni, sulle nostre responsabilità, sull'effetto farfalla. Tu pensa anche solo se avessimo impostato il forno giustamente. Cosa non ci sarebbe? Il bruciatino sopra e le basta. Le mele col forno troppo alto si sono sciolte. Probabilmente sì, ma anche probabilmente no, che te frega. Brutto cretino pagliaccio, ritirati. Ma ti ricordi quando si diceva scemo pagliacci? Scemo pagliacci. È come sulla confezione. No! Siamo arrivati all'ultima manche di questo video che aspettavamo tutti dall'inizio del video. La vera zizzona delle torte. Ma no, no. Ma aspetta, non è... Vai, ma no, no aspetta. La zizzona è una mozzarella. La zizzona è una mozzarella, Tom. No, è per una... No. Ma perché? Perché? Perché tu intendevi tette. Non intendevo tette, intendevo zizzona come bella torta prosperosa, te lo giuro. Torta, gelato, cioccolato e panna. Dall'alto della sua presunzione, la regina! Era quello che intendevo, guarda che signorona che è. Io ho un po' di perplessità. Partendo dal presupposto che, a parte il fronte, gli altri lati della confezione, la torta è fatta a computer. Ma come? Sì. Ma come? Non è una foto. Cioè, è un modello 3D? Sì, quindi non so che cosa potremmo aspettarci all'interno. Io sicuramente andrò a ricercare scrupolosamente. Sì. I riccioli di cioccolata. Io invece voglio vedere quelle lì, la sabbia del gatto. Quei sassolini che ci sono.
nel sottostrato. All'interno dovrebbero esserci granella di biscotti e glassa di cioccolato. Aprila tutta. No! È la più brutta di oggi. Davvero? Sì. Io non capisco, ma da questa confezione, dalla regina, dalla figura, sembra una bestia ridotta grande così. E poi è piatta. Ci sono tutte queste montagne? Come Instagram. No. Ma no, ma no, no, ma dai. Oh! Inganna questa! Ma che cos'è? Cioè, a parte che il cioccolato che colore ha? Sembra la coppa dei campioni però, che ti davano all'estate ragazzi. Allora, tu hai detto, voglio vedere se ci sono le scagliette di cioccolato. Quelle ne ci hai sono. Il quadruplo cioè, rispetto sì. Che sulla confezione. Tranne al centro. Che è l'unico posto in cui c'erano sulla confezione. Andiamo a vedere com'è all'interno. Ci saranno i biscotti? Dai. Io questo non lo faccio, facci tu almeno. Dai. Vai tu. Sono rotto i maroni di essere preso in giro. Che strano essere da questa parte del tavolo. Come sulla confezione. Aspetta, non dare giudizi affrettati. Io non ho detto niente. I biscotti se li sono dimenticati. La glassa? Non c'è. Ce n'è poco. Ormai dopo, quant'è che facciamo Space Valley? Tanto. 4 anni. 6 anni. 6. 8. Iniziamo ad essere stufi di venire presi in giro. E quindi quando arriviamo davanti a situazioni del genere, ci cascano le sfere. È come sulla confezione. No. E vabbè Cesare, ci abbiamo provato. Beh, non fare il detto. Come si smette? Ma capito, però inizio a non trovare più soddisfazione. Allora la smettiamo immediatamente e chiudiamo veramente il canale. Dovremmo arrivare a trovare qualcosa che togli dalla confezione e dici scusa, ma la cheesecake com'è? No, no, ma un'intera categoria. Ci sarà una categoria onesta? Tu hai un video? Ma è impossibile. Matematicamente impossibile. Voi che dite? Suggeritecene qui sotto nei commenti. Il mi piace, mettetene 30.000. Vi invitiamo adesso a recarvi sul nostro canale Around the Valley, dove assaggeremo questi dolci che abbiamo visto in video. Non so come sono la confezione, ma magari sono buone. Sì. Arriverenze! Non mangia mai niente, non assaggia mai nulla quando c'ho le cose schifose. Quando abbiamo le torte, invece è il primo proposito. Ti mangio! È una cosa scandalosa. Quindi, questa è una cosa scandalosa. E voi tutti qui a Round the Valley, siamo più di 120.000, l'avete visto tutti, siete tutti i testimoni. Nicolas deve andare. Io sono allergico. Sotto inchiesta. Allergico a cosa? Allergico a te. E alle altre cose che non sono. Aspetta, tu eri allergico alle fragole, me lo ricordo. Quindi quella non la puoi intanto vuoi mangiare. Vuoi vedere che la mangio? Vuoi vedere? Che mi fate del male? No, cos'è che vedere?